Trovato senza vita il corpo del 53enne di Opicina, Pietro Gianeselli, da ieri, dopo essere uscito dalla sua abitazione, ha fatto perdere le sue tracce. Nel pomeriggio, intorno alle 16, la tragica scoperta. Falso trading online, truffavano le vittime con promesse di facili guadagni, smantellata dalla Polizia di Stato un'organizzazione albanese. L'ammontare della frode stimata a decine di milioni di euro. Sicurezza e controlli sui luoghi di lavoro, maxi multa due aziende della marca. Continuano sul territorio le attività ispettive da parte dei carabinieri, annunciati i controlli anche nelle prossime settimane. Covid-19, prevista una nuova ondata nei prossimi giorni, l'allerta arriva dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, in Veneto 4.700 contagi e 8 vittime. Il telegiornale del Nord-Est, come sempre in diretta dai nostri studi centrali di Pordenone. Buonasera e ben ritrovati, gentili telespettatori. Tante anche oggi le notizie che vi proporremo nel corso di questa nuova edizione. Andremo a vedere un incidente, scontro tra auto e camion lungo la A28. Il bilancio è di 3 persone ferite. Nell'ambito, tra l'altro, della prevenzione di quelli che sono i sinistri stradali che sempre più frequentemente si verificano, i carabinieri di Sacile hanno indetto dei controlli straordinari lo scorso weekend. L'esito è di 21 multe per violazione del codice della strada, 2 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e 3 per guida pericolosa. Andremo e parleremo anche di sanità, come sentito nei titoli, una parentesi legata al Covid-19 è prevista una nuova ondata per nella prossima settimana, nei prossimi giorni. Intanto in ULS 4 è stato approvato il piano di uguaglianza di genere 2022 promosso da Unione Europea, Governo e Regione Veneto. L'ULS 4 è proprio tra le prime aziende sanitarie in Italia a sostenere con un atto concreto la parità di genere. Una parentesi la dedicheremo anche al Movimento 5 Stelle, sentiremo le parole di Luca Sut con le quali chiede quale sia di fatto, dice la sua, su quella che è la visione del nuovo governo in merito alla transizione energetica. Ma apriremo anche, restando in tema sanità e interventi durante le emergenze, perché è stato da qualche giorno è attivo in Friuli Venezia Giulia il secondo elicottero appunto per la gestione delle emergenze, ma ancora un investimento mortale. Questa mattina sulla tratta La Tisana-Portogruaro ha perso la vita una donna. Entriamo proprio nel vivo del telegiornale con il servizio sull'investimento mortale di questa mattina tra La Tisana e Portogruaro. È stato rallentato il traffico ferroviario, a perdere la vita una donna. Traffico bloccato e mattinata di rallentamenti, quella di oggi sulla linea ferroviaria La Tisana-Portogruaro. Una donna ha perso la vita attorno alle 7 a seguito di un investimento avvenuto a Fossalta di Portogruaro. La vittima è stata travolta da un regionale diretto a Trieste. Sul posto hanno operato le forze dell'ordine per eseguire i rilievi di legge e il SUEM 118 che ha constatato il decesso. Sulla tratta si sono accumulati ritardi anche superiori a un'ora, con numerosi convogli fermi come il Frecciarossa, partito da Trieste Centrale alle 6 e diretto a Torino Porta Nuova, bloccato nella stazione di La Tisana, e il Frecciarossa, partito da Trieste Centrale alle 6.42 e diretto a Roma Termini, anche questo rimasto in attesa a San Giorgio di Nogaro. Un altro treno invece, l'Intercity, partito da Trieste Centrale alle 7.21 e diretto a Roma Termini, era fermo a Monfalcone, è stato instradato su un percorso alternativo da Monfalcone a Venezia Mestre via Udine. La circolazione ha ripreso regolarmente solo nel corso della mattinata. Sono rientrate alle 16 di questo pomeriggio le squadre dei tecnici attive per la ricerca dell'uomo di 53 anni Pietro Gianeselli di Opicina, disperso da ieri, da giornata dalla quale non si hanno più avuto sue notizie. Il corpo è stato ritrovato senza vita proprio nel pomeriggio.
Trovato senza vita il corpo del 53enne di Opicina, Pietro Gianeselli, da ieri, dopo essere uscito dalla sua abitazione a Trieste, ha fatto perdere le sue tracce. Di lui non si hanno più avuto alcune notizie. Nel pomeriggio di oggi, alle 16, le squadre dei tecnici attive per la ricerca sono rientrate dopo il rinvenimento del corpo. Le perlustrazioni erano riprese questa mattina intorno alle 7. La posizione del campo base allestito nel pomeriggio di ieri, dopo l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse in capo alla prefettura, era stata modificata durante la notte. È stato spostato dagli slarghi esterni della stazione dei carabinieri di Prosecco a Borgo Grotta di Sgonico, area Campovolo, dove è stato allestito l'UCL, l'unità di comando locale. Le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco hanno visto scendere in campo già nel pomeriggio di ieri 13 volontari delle squadre di protezione civile dei comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Trieste e Muggia. Oggi sono scesi in campo per la ricerca anche le unità cinofili delle associazioni della protezione civile. Nel pomeriggio la tragica scoperta. Falso trading online, truffavano le vittime con promesse di facili guadagni, smantellata dalla Polizia di Stato. Un'organizzazione albanese, l'ammontare della frode è stimato a decine di milioni di euro. Truffavano le vittime con promesse di facili guadagni online. Arrestati tre cittadini albanesi che ricoprivano ruoli apicali in un'organizzazione criminale. La complessa attività investigativa, che ha impiegato tecniche di indagine tradizionali e cibernetiche ed ha coinvolto, oltre alla Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, anche la Polizia albanese coordinata dalla Procura Speciale contro la Corruzione ed il Crimine Organizzato di Tirana, ha smascherato un sodalizio criminale specializzato in truffe del falso trading online. Dopo aver sottratto con l'inganno a diverse centinaia di cittadini italiani ingenti somme di denaro, i malviventi le riciclavano in diversi paesi membri dell'Unione Europea, tra cui Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania, convertendole in criptovalute. Le indagini hanno avuto inizio a seguito di una denuncia presentata alla Polizia Postale di Pordenone. I successivi accertamenti hanno portato alla luce uno schema di frode particolarmente complesso, nel quale le vittime, contattate telefonicamente, venivano convinte dai truffatori attraverso tecniche di persuasione e plagio ad investire delle cifre prima molto basse che però generavano un utile apparente molto alto. Alcune vittime, infatti, hanno visto triplicarsi il patrimonio investito nel giro di pochi giorni. Nel corso di più di 42.000 intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani è stato ricostruito il modus operandi dei malviventi, i quali avevano messo in piedi un vero e proprio call center con diverse figure al proprio interno, tra operatori che gestivano il primo contatto con i clienti e verificavano la disponibilità ad investire e veri e propri consulenti che consigliavano le vittime sugli investimenti più convenienti. Le telefonate erano talmente convincenti che le vittime, nella maggior parte dei casi, acconsentivano a far operare sul proprio PC il truffatore, il quale da remoto disponeva in tempo reale i bonifici esteri mediante un software di controllo a distanza. Così controllavano email, fotografie e documenti che fornivano informazioni in seguito sfruttate per plagiare ulteriormente le ignare vittime e convincerle a continuare ad investire. 90.000 i contatti telefonici di cittadini italiani trovati nei server ad uso degli operatori del call center pronti per essere agganciati per le false proposte di investimento. L'ammontare della frode si attesta sui 3 milioni di euro, ma solo dopo l'esito delle analisi dei sistemi informatici sequestrati sarà possibile determinare gli importi reali, che si ipotizza si attestino sulle decine di milioni di euro. Pertanto, nella giornata di ieri sono state eseguite perquisizioni nei confronti di 5 cittadini albanesi, tutti residenti a Tirana, e 3 misure cautelari. Sequestrati 2 call center con più di 60 postazioni e i 2 server collegati. In Italia, su disposizione della Procura di Pordenone, è stato sequestrato il server utilizzato dal sodalizio per offuscare le proprie tracce informatiche e ostacolare le investigazioni, effettuando così lo shutdown dell'intera organizzazione.
tenta di rapinare due uomini intenti a fare rifornimento di carburante. Arrestato in flagranza di reato un 50enne italiano. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica. L'uomo incensurato col volto travisato da uno scaldacollo aveva cercato di rapinare due clienti di un distributore di carburante a Pravis Domini. Con sé aveva una pistola che si è rivelata poi essere una scacciacani. La prima vittima del furto era riuscita a scappare a bordo della sua auto, mentre la seconda, riuscita a sottrarsi alla rapina, si era vista esplodere addosso un colpo con la pistola. I carabinieri della sezione radiomobile del NORM, della compagnia di Pordenone, insieme ai colleghi della stazione di San Vito al Tagliamento, intervenuti prontamente sul posto, hanno individuato l'uomo, lo hanno disarmato e in seguito perquisito, rinvenendo e sequestrando l'arma da fuoco a salve ed un coltello. Nella successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato anche una katana e ulteriori munizioni a salve per la pistola. Il 50enne è stato inizialmente portato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Al termine dell'udienza di convalida avvenuta questa mattina, è stato liberato e sottoposto all'obbligo di dimora con divieto di allontanamento in orario notturno dal comune di residenza. Scontro tra auto e camion lungo la A28. Il bilancio è di 3 persone ferite. Sentiamo il servizio. Erano circa le 4 del mattino quando lungo l'autostrada A28, nel tratto compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano in comune di Sacile, si è verificato un incidente stradale il cui bilancio è di 3 persone ferite. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto insieme al personale dell'autostrada e ai vigili del fuoco, si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolti una vettura e un mezzo pesante. All'interno della vettura viaggiavano 5 persone, tra cui 2 minori, 3 delle quali hanno riportato lesioni gravi. Dopo la chiamata di aiuto è stata immediata l'attivazione dei mezzi di soccorso da parte degli infermieri della centrale Sores. Sul luogo dell'incidente sono stati inviati tempestivamente gli equipaggi di 2 ambulanze, una proveniente da Pordenone e una da Sacile, di un'automedica proveniente da Pordenone, l'elicottero sanitario. Una persona è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Altre 2 persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Pordenone. È stata trasportata invece d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine una donna di circa 50 anni di età che questa mattina, per cause in corso di accertamento, è caduta da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava nelle vicinanze di un edificio in fase di ristrutturazione nel territorio del comune di Martignacco. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica provenienti da Udine. La donna è stata trasportata in codice giallo al Santa Maria della Misericordia, sul posto anche le forze dell'ordine. A Malborghetto Valbruna invece, nella frazione di Ugovizza, si sono scontrati 2 ciclisti che stavano percorrendo la ciclovia Alpe Adria. Si tratta di 2 cittadini stranieri. Gli infermieri della Sores anche in questo caso hanno prontamente inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarvisio che li ha soccorsi per poi portarli in codice giallo all'ospedale di Tolmezzo. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione, hanno riportato traumi nella parte superiore del corpo. 21 multe per violazione del codice della strada, 2 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e 3 per guida pericolosa che ha provocato sinistri stradali. È l'esito dei controlli straordinari svolti nel territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile. Sentiamo. Lo scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Sacile hanno eseguito dei controlli straordinari sul territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni del codice della strada, con particolare attenzione all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Durante gli accertamenti sono state denunciate 2 persone sorprese alla guida con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, patente ritirata.
Sono state deferite in stato di libertà alla procura di Pordenone ed è stata ritirata la patente anche a 3 persone fuoriuscite di strada con l'auto e risultate poi positive al test con l'etilometro o a quello tossicologico. Si tratta di un giovane militare americano della base di Aviano, trovato in stato di ebbrezza dopo essere fuoriuscito autonomamente col proprio veicolo a Roveredo in Piano, senza riportare gravi lesioni ma causando ingenti danni all'auto. E di un italiano e un romeno, risultati entrambi positivi all'uso di sostanze stupefacenti dopo essere fuoriusciti autonomamente e in momenti diversi coi propri veicoli a Pasiano di Pordenone e a Marsure di Aviano. Nel corso dell'attività sono stati controllati 120 veicoli e 145 persone. Sono state elevate 21 violazioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, per guida di motociclo senza patente perché mai conseguita, per sorpasso vietato, in questo caso sono state ritirate 4 patenti, e numerose multe sono state elevate per guida senza cintura e guida pericolosa. I controlli dei carabinieri della compagnia di Sacile sono stati estesi anche alla normativa sulle armi e ai soggetti sottoposti a misure restrittive. Denunciato in stato di libertà un cittadino per aver omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza lo spostamento della sede di custodia di una carabina, avvenuto diversi anni fa, eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Udine nei confronti di un uomo già sottoposto al regime di detenzione domiciliare per furto e atti persecutori che nei giorni scorsi era evaso dalla propria abitazione, eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Pordenone nei confronti di un uomo a cui era già stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima di stalking. Il soggetto in questione era stato recentemente sorpreso dai carabinieri nei pressi dell'abitazione della donna. Sicurezza e controlli anche nei luoghi di lavoro. Maxi multe a 2 aziende della Marca. Sentiamo tutti i dettagli. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso hanno effettuato ieri un sopralluogo in un cantiere a Vittorio Veneto, dove vi è la costruzione di un immobile con più unità abitative. Il bilancio dell'ispezione ha portato i militari a segnalare all'autorità giudiziaria il titolare di un'azienda edile della zona, una ditta termoidraulica, e il coordinatore per la sicurezza. Contestate sanzioni amministrative per 6.000 euro e ammende per circa 30.000 euro. Le violazioni hanno riguardato i lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette, operazioni in quota senza aver adottato precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta e omessa sorveglianza sanitaria. I carabinieri hanno inoltre proceduto alla sospensione delle attività. Il comando provinciale di Treviso in una nota ha spiegato come nelle prossime settimane continueranno in tutta la Marca i controlli di settore finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Apriamo adesso una parentesi legata al Covid-19. Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata. L'allerta arriva dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. In Veneto 4.700 contagi e 8 vittime. Il servizio. Una nuova ondata in arrivo nelle prossime settimane legata a nuove sottovarianti di Omicron è la previsione sull'andamento della pandemia che ancora non è finita, ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia Europea dei Medicinali. La scorsa settimana, ha sottolineato, la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 paesi in Europa e l'ACDC prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all'inizio di dicembre. Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti precedenti, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all'immunità conferita dalla vaccinazione, dall'aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili. Intanto in Veneto sono 4.772 i nuovi casi di contagio, l'ha reso noto oggi il bollettino della regione. Sul fronte dei decessi, 8 le morti segnalate. In diminuzione il conto dei ricoveri, con 1.075 pazienti in area medica e 38 in terapia intensiva. Entrambi i dati sono in calo.
E con noi in studio Raffaele Padrone, dirigente sindacale FSP Polizia di Stato, che ringraziamo per essere con noi, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie ai telespettatori. Insomma, dirigente, nuovo governo, da pochi giorni eletto, nomine che sono arrivate, cosa ne pensa? Ma innanzitutto è un po' presto per dire, possiamo solo dire, speriamo che insomma dia un occhio particolare, si indirizzi un po' su quello che è il comparto sicurezza e soprattutto sulle problematiche dove si possa intervenire subito, no? Certo. Dove magari non ci siano costi, ma ci siano delle organizzazioni diverse. Lì abbiamo avuto la, così si può dire, la fortuna di avere ministro dell'Interno, una persona che innanzitutto che saluto, che ho conosciuto nel 2012, perché nel 2012 il prefetto Piantedosi era anche vice direttore della Polizia di Stato al Dipartimento, e lui quindi con noi a Roma si confrontava nelle riunioni sindacali e quindi era addetto proprio alla pianificazione, e quindi conosce sicuramente quali sono i problemi di taglia delle questure. Parlo della Polizia di Stato, ma parlo del comparto sicurezza, perché il comparto sicurezza, insomma, credo che ce ne siamo accorti tutti, ha un po' le mani legate, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto che un'invasione di persone che non sono sicuramente del nostro territorio, non sono italiane, possono accedere, e accedendo entrano con tutti i diritti e i titoli che magari qualche italiano non ha. Fatti di cronaca che si leggono anche tutti i giorni. Esatto, e allora abbiamo visto proprio l'inizio fine settimana scorsa quello che è successo a una collega a Napoli, no? E anche lì oggi è intervenuto il nuovo ministro dicendo appunto che bisogna sicuramente prendere mano per mano tutte le situazioni. Quindi quello che è successo a Napoli è l'ultimo degli episodi, ma poi, come io parlavo settimana scorsa negli ultimi interventi, purtroppo 60 suicidi all'interno solo della Polizia di Stato, non delle forze dell'ordine, perché non è possibile denunciare uno stato d'animo particolare, e quindi si viene additati, il collega preferisce non parlarne con nessuno. E ahimè, magari nella situazione di debolezza, avendo in casa o addosso una pistola, succede l'imprevedibile. Quindi diciamo che sotto l'aspetto tecnico-organizzativo abbiamo degli elementi. Ho ascoltato un question time quest'oggi dell'onorevole deputato alla Camera Maiorano, un collega che ha avuto questa fortuna di sedere lì con questo governo, e anche lui nel suo intervento ha chiarito e ha dato degli elementi utili al nuovo governo per poter affrontare le problematiche che ci sono, dal personale, dai mezzi e anche dagli stipendi. Ma ho sentito anche eletto una proposta per le pensioni, certo, per il futuro dei colleghi più giovani, di quelli appena arruolati, e quindi anche lì al Senato il senatore, ma ormai il presidente del Senato La Russa, ha chiarito quali sono i punti dove dover andare a lavorare. E quindi, voglio dire, le prospettive ci sono tutte, i tecnici ci sono. Mi auguro che non si trasformi in politica, come spesso io critico, e si vada avanti e si cerchi di costruire qualcosa poi per i cittadini, perché capisce che qual è il problema. Il problema è che se io non posso fare una determinata cosa, non posso agire in una determinata maniera, se devo andare a rispondere perché ho ammanettato in una determinata maniera una persona che commette un reato, cioè se siamo a questi livelli, credo che veramente ci sia da lavorare tantissimo. Qua non si parla di lavorare sugli aumenti di stipendio,
ma qua c'è da lavorare sulle leggi speciali, sui protocolli di intervento, sulla quantità di uomini da mettere in campo. C'è questure che non riescono, basta guardare la questura di Pordenone, c'è questure che non riescono a magari a utilizzare il personale perché devono gestire qualsiasi situazione, dalla processione al rilascio di passaporti. Oggi il rilascio di passaporti, se prendiamo l'ufficio passaporti, è anche lì. Voi fate le domande, perché ormai si fa la domanda online, e in questi giorni siamo arrivati già a marzo per una prenotazione. Quindi è tutto a rilento, c'è a un dipartimento dove si lavora in smart working, perché i civili hanno la possibilità di lavorare in smart working, cioè sono tutte condizioni che non piacciono al cittadino. E quindi, siccome io dico sempre che i contribuenti sono i cittadini, vorrebbero che le cose sicuramente venissero gestite in maniera diversa. Cioè nessuno, no, qua parla di sparare al primo che passa per la strada, però qua si dice che la polizia, i carabinieri, gli uomini delle forze dell'ordine debbano essere liberi di intervenire, perché dietro di loro ci sono delle leggi che poi non le porteranno in tribunale, con delle spese chiaramente che nessuno fa. Ma cioè, nessuno contribuisce se domani mattina devo andare in tribunale a rispondere delle mie azioni. Quindi devo rispondere sia in tribunale, ma sia anche all'interno dell'arma. Quindi c'è da lavorare proprio col nuovo ministro e chi saranno i suoi collaboratori più stretti, lavorare proprio sulla pianificazione. È il ministro prefetto Piantedosi. Era capace e sarà capace di continuare in quello che è nella sua lunga carriera. Torneremo sicuramente sulla questione. Intanto grazie Raffaele Padrone, grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Andiamo avanti col telegiornale, perché l'assessore regionale e vice governatore Riccardo Riccardi, rispondendo ad un'interrogazione in consiglio regionale, fa sapere che con l'arrivo del secondo elicottero sanitario sarà garantita una copertura maggiore degli interventi. Sentiamo. Durante il 2021 sono stati 65 gli interventi non effettuati dell'elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia per i necessari fermi tecnici, e sono circa 200 in casi in cui l'unico elicottero della regione, sempre nel corso del 2021, non è stato attivabile perché già impegnato in un'altra missione. Con l'arrivo del secondo elicottero invece l'orario di copertura è stato esteso su tutte le 24 ore, con un aumento complessivo di 730 ore annue che corrispondono ad un mese intero di maggiore attività. Lo fa sapere il vicegovernatore assessore con delega alla salute della regione Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione in consiglio regionale. Le indicazioni nazionali, fa sapere, indicano in 500-600 il numero di missioni che un singolo elisoccorso deve effettuare ogni anno. In Friuli Venezia Giulia l'eliambulanza effettua oltre 900 missioni all'anno, al netto di tutte le altre missioni che non possono essere erogate perché il mezzo è già impegnato o non operativo per motivi vari, tra cui cambio di assetto diurno notturno o problemi tecnici. Per restare all'interno dei parametri bisognerebbe disporre di 1,7 elicotteri, ha puntualizzato Riccardi. È su queste basi che la gara di aggiudicazione ha previsto la presenza di un secondo elicottero, in modo da poter assorbire tutta l'attività non emergenziale fino ad ora eseguita dell'elicottero destinato al soccorso. Per un miglior utilizzo il bando ha previsto l'impiego a scavalco con la protezione civile, in quanto il mezzo è dotato di attrezzature e strumentazioni di bordo particolari non presenti negli altri mezzi a disposizione. Riccardi si è poi soffermato sul tema dei trasferimenti secondari, che non si limitano a quelli in regione ma interessano anche quelli fuori regione. Le attività assegnate al secondo elicottero sono numerose, fondamentali e già immediatamente effettuabili, ha spiegato ancora Riccardi. Trasferimenti secondari, copertura totale dei fermi tecnici con aumento di 730 ore annue di assistenza, esercitazioni obbligatorie del personale sanitario, supporto all'attività di trapianto, recupero di persone da zone impervie quando non possibile con altri mezzi, così come recupero di salme, la copertura in tempo reale di eventuali situazioni di guasto tecnico, supporto alla protezione civile per affrontare situazioni di emergenza, ad esempio l'incendio sul Carso, la ricerca di dispersi, attività di ricognizione per identificazione e censimento di siti di atterraggio per soccorso sanitario.
Questa mattina un bambino con una grave forma di polmonite ricoverato in un ospedale della nostra regione in condizioni serie è stato trasportato con il secondo elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia all'ospedale pediatrico regionale Burlo di Trieste. Per questo servizio è stata impiegata l'eliambulanza, come detto il secondo elicottero in servizio dal 1 ottobre scorso in Friuli Venezia Giulia e con mezzi dedicati all'emergenza territoriale, consentendo di espletare il servizio senza incidere minimamente sulla funzionalità operatività del sistema di emergenza regionale. Approvato invece il piano di uguaglianza di genere 2022-2024 promosso da Unione Europea, Governo e Regione Veneto, l'ULS 4 è tra le prime aziende sanitarie in Italia a sostenere con un atto concreto la parità di genere in tutte le sue forme e attività. Sentiamo il servizio. Il principio della parità di genere, in ogni forma ed attività, è stato promosso trasversalmente in tutti i livelli istituzionali. Dalla Commissione europea al governo italiano, lo scorso febbraio, anche la Regione Veneto ha variato disposizioni volte al sostegno e alla qualità dell'occupazione femminile. Nella sanità pubblica, dove la maggioranza della forza del lavoro è femminile, abbiamo il dovere morale e civile di avviare azioni concrete per promuovere l'uguaglianza di genere attraverso cambiamenti culturali ed istituzionali, spiega il direttore generale dell'ULS 4, Mauro Filippi. Per fare questo è stato approvato il piano di uguaglianza di genere, volto a ridefinire il quadro legale, operativo, economico, organizzativo e sociale in ambito aziendale. L'ULS 4 è così una delle prime in Italia ad aver varato un piano per la parità di genere nella sanità pubblica. Nato dalla sensibilità della direzione strategica aziendale alle tematiche di genere, il piano è frutto di un lavoro congiunto tra varie unità operative aziendali con il fondamentale contributo dello staff PROMIS, ossia del programma Mattone Internazionale Salute, sviluppato dal Ministero con il coordinamento della Regione Veneto per portare la sanità delle regioni italiane in Europa e l'Europa nei sistemi sanitari italiani. La redazione del piano è quindi iniziata dall'analisi dello stato occupazionale della sanità, nel quale si riscontra che in ambito nazionale è uno dei contesti con il più elevato gender gap a favore degli uomini. Risulta infatti che su 6 dipendenti 4 sono donne e di queste il 47% sono infermiere. In ambito ULS 4 il trend è analogo, infatti il 75% del personale in pianta organica è costituito da donne ed il 66% dagli incarichi di funzione, in gran parte coordinatori infermieristici, è rappresentato dal genere femminile. Il dato si inverte invece per quanto riguarda gli incarichi apicali, dove i direttori di unità semplice, complessa e dipartimentale sono costituiti per il 63% da uomini. A fronte di questa fotografia, osserva il direttore generale Filippi, è stato stabilito di dare avvio a 4 aree di intervento nell'ambito dell'organizzazione aziendale per promuovere l'uguaglianza di genere. Le 4 aree di intervento sono il benessere organizzativo, l'equilibrio di genere nella leadership, nel processo decisionale, la parità di genere nel reclutamento e nella progressione di carriera, l'integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella formazione. Ci siamo dati un orizzonte temporale di 3 anni per dare piena attuazione al piano, conclude Filippi. Durante questo periodo verranno raccolti e monitorati dati che ci daranno la misura di questa concreta innovazione culturale. E adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. L'informazione di Telepordenone torna tra pochissimo. Di nuovo in vostra compagnia, continua l'informazione di Telepordenone. Diamo il benvenuto in studio ad Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento. Grazie. Buonasera a tutti. Insomma, sindaco, importante appuntamento vi attende il prossimo 25 novembre. Si parla del Job Day, del Recruiting Day, 200 posti a disposizione per i cittadini. Una bellissima iniziativa che coinvolge tutto il territorio tra Pordenone e Udine. 15 aziende hanno messo a disposizione le loro competenze e hanno messo soprattutto a disposizione posti di lavoro per 210 nuove assunzioni in determinate aree. Sono l'area tecnica e manageriale, produzione logistica, amministrativa e gestionale e area vendite. E attraverso il canale del Jobs Day, quindi anche sul canale WhatsApp o sulla pagina Facebook del Comune di San Vito al Tagliamento, abbiamo messo a disposizione tutte le informazioni perché entro il 20 novembre ragazze e ragazzi, studenti, tutte le persone anche che magari sono uscite dal mercato del lavoro e naturalmente vogliono rientrare, insieme a tante figure professionali che magari vogliono cambiare e vogliono far crescere il proprio percorso professionale, possono presentare le proprie candidature. Una giornata importante che mette insieme
quello che viene definito sociologicamente il matching tra certo. il mercato del lavoro, tra la domanda e l'offerta. 210 posti di lavoro sono veramente tanti in un territorio come quello nostro, ma in generale quello del Friuli occidentale, non solo, che vuole continuare a crescere nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo. Un particolare ringraziamento alla Regione, che è la promotrice dell'evento, insieme all'assessore Alessia Rosolin, la Lean Experience Factory, che è un'eccellenza della zona industriale Ponte Rosso, e l'agenzia Umana. Proprio la zona industriale Ponte Rosso, che vuole continuare a crescere creando nelle direttrici dello sviluppo sostenibile, vuole continuare a crescere continuando a investire, e insieme anche chiaramente al comune di San Vito. Una delle novità di queste settimane è che proprio in prossimità della zona industriale, in forza di una lottizzazione che risale a quasi 20 anni fa, il comune di San Vito è ritornato nella disponibilità di un'area che verrà ceduta a titolo gratuito ai vigili del fuoco, affinché i nostri vigili del fuoco possano realizzare uno degli investimenti più attesi nel nostro territorio, una nuova caserma, il nuovo distaccamento, un investimento da oltre 4 milioni di euro che consolida innanzitutto l'attrattività e la capacità di San Vito Tagliamento e del sanvitese di certo. attrarre investimenti, ma soprattutto permette al nostro territorio di crescere con gli investimenti e anche sostenere la qualità della vita appunto di San Vito, proprio garantendo ai nostri vigili del fuoco, che offrono un servizio apprezzatissimo da tutti, in prossimità della zona industriale, quindi dando anche più garanzie agli insediati, e fa crescere il territorio e permette a tutti noi di avere sicuramente dei servizi tra pubblico e privato di grande qualità, quei servizi che in questo momento stanno rappresentando proprio per San Vito un elemento di crescita. A fronte di un'analisi che abbiamo fatto da poco col nostro servizio anagrafe, noi siamo cresciuti in controtendenza rispetto ad altri territori a noi non lontani, siamo cresciuti di oltre 100 residenti in un solo anno. Secondo che fenomeno di carattere demografico o appunto di analisi del territorio? Giovani coppie, famiglie con i genitori in età lavorativa, ma soprattutto anche anziani che magari si spostano dai comuni vicini, vendono la casa che ormai è diventata grande perché i figli sono usciti e è diventata certo. impegnativa, magari acquistano l'appartamento a San Vito proprio per passare così questo periodo della loro vita importante, dove chiaramente si richiede anche un certo tipo di qualità. Quindi con la completezza dei servizi, le opportunità che ci sono e la dimensione a misura d'uomo che la nostra cittadina propone, continuiamo a crescere. Questo sicuramente per un sindaco è un elemento sicuramente di orgoglio, ma anche uno stimolo per continuare a fare sempre meglio per i nostri concittadini. Anche perché siamo un territorio che vuole crescere nonostante, ormai lo sappiamo tutti, le difficoltà, no, di questo periodo, quindi questo è un dato che mostra la resilienza del territorio. Certamente, noi dobbiamo essere in grado, l'abbiamo sempre detto, di crescere, ma crescere con un certo tipo di strategia, cioè garantire gli investimenti, garantire lo sviluppo dei servizi, ma senza mai dimenticare che una cittadina di 15.000 abitanti ha come peculiarità la qualità della vita, la qualità anche dello sviluppo, che noi intendiamo che debba essere uno sviluppo sostenibile, che garantisca anche la qualità della salute. Noi per esempio abbiamo da poco fatto uscire, prodotto e reso pubblico il primo report delle centraline che abbiamo installato sul nostro territorio, proprio per continuare a monitorare anche la qualità per esempio dell'aria. Quindi da una parte sicuramente abbiamo la zona industriale più importante della regione, che ci rende orgogliosi, garantisce lavoro, garantisce ricchezza, garantisce benessere, ma dall'altra parte dobbiamo sicuramente stare molto attenti a quelle direttrici di sviluppo sostenibile che dovranno portarci, insieme a tutto il resto del mondo chiaramente, a quegli obiettivi di neutralità climatica che fanno parte insomma degli obiettivi strategici di tutto l'Occidente. Torneremo sicuramente sulle tame, intanto grazie Alberto Bernardo per essere stato. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Andiamo avanti col telegiornale, perché il Comune di Monfalcone e la Regione alleati per affrontare i problemi dell'occupazione e dello sviluppo del territorio, ponendo al centro i temi della formazione, delle modifiche strutturali, dei modelli produttivi, degli appalti e dell'indotto. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinta e l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen hanno presieduto al tavolo di concertazione previsto per ieri pomeriggio, frutto del patto per il lavoro, presentando una serie di proposte che, basandosi sugli strumenti regionali esistenti, consentono di fornire risposte allo scontro esistente tra i fabbisogni di manodopera delle grandi aziende e soprattutto del cantiere navale, il livello di disoccupazione ancora alto per il territorio. L'assessore Rosolen ha dato la disponibilità della Regione ad essere parte attiva del patto per il lavoro e ha proposto 3 punti da integrare nel protocollo per fornire la reciproca collaborazione. Monfalcone, ha sottolineato il sindaco Cisinta, una condizione del tutto particolare in Friuli Venezia Giulia a causa della densità della presenza dell'industria regionale sul territorio e richiede pertanto azioni pilota specifiche per evitare ricadute sociali dovute all'incontro del flusso di immigrati a fronte di molti concittadini che cercano impiego. Importantissimo il tavolo di oggi assieme alla Regione, assieme a Fincantieri, alle parti sociali, agli imprenditori e agli artigiani. E il tema centrale è ovviamente il lavoro all'interno della grande azienda. L'obiettivo che abbiamo a questo tavolo del protocollo lavoro è quello di riuscire a condividere un percorso affinché il nostro territorio possa lavorare all'interno dell'azienda, lo possa fare sia in maniera diretta, ma lo possa fare con l'indotto, ma lo possa fare anche attraverso le nostre aziende artigiane. E ci siamo dati appuntamento alla fine di novembre con l'elenco delle esigenze, delle professionalità, non soltanto dei numeri, ma anche delle tipologie di lavorazione necessarie. E direi che questo è il modo ormai di lavorare in sinergia. Abbiamo anche già scelto che a gennaio, dopo che l'azienda avrà prodotto con i numeri, con una programmazione seria, quello che sarà il futuro, ci possa essere a livello regionale, con l'accordo ovviamente della regione e dell'azienda e di tutte le parti coinvolte, Confindustria compresa, ci sarà un recruiting a livello regionale. E con noi in studio Alessandro Genovesi, segretario del Circolo del Partito Democratico di Pordenone, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Insomma, domani importante incontro, tema centrale, quello delle comunità energetiche, tema tra l'altro più che mai attuale. Esatto. Domani sera il Circolo del Partito Democratico di Pordenone ha organizzato un incontro al quartiere di Villanova sulle comunità energetiche. Abbiamo come ospite il sociologo e ricercatore dell'Università di Trieste Lorenzo De Vidovic e modera il dibattito Walter Manzon, che è un componente della nostra segreteria cittadina. Ma vediamo che cos'è una comunità energetica. Allora, una comunità energetica, lo dice la parola stessa, è un insieme, un gruppo di persone o di aziende, quindi persone fisiche o persone giuridiche, che decide di mettersi insieme, di collaborare per produrre e utilizzare energia da fonti rinnovabili. Quindi è molto importante ed è molto innovativo, non è un progetto, non è qualcosa di utopistico, ma è qualcosa, certo, che invece dovrà sempre prendere più piede, visto il contesto internazionale. Ed è ha come finalità principale appunto la tutela dell'ambiente, perché abbiamo la produzione di energia da fonti rinnovabili, e il risparmio, perché poi questa energia che viene prodotta e viene utilizzata in modo circolare, cioè si consuma, ma quello che non si consuma viene riutilizzato. Quindi è qualcosa che dovrà essere sempre più, prendere sempre più piede nella nostra società. Anche perché lo vediamo tutti i giorni che difficoltà ci sono nell'approvvigionamento di energia, di fonti di energia, e che prezzi ci sono, di gas, di luce. Noi ricordiamoci sempre che il gas noi lo produciamo con l'energia elettrica, quindi certo, è un cane che si morde la coda. Se non si trova una soluzione a monte e non si, diciamo, fa anche un investimento sulle fonti rinnovabili. È un tema che tocca anche Pordenone, quello delle comunità energetiche, perché è venuta fuori la notizia circa un mesetto fa che il comune di Pordenone l'amministrazione aveva concluso un importante accordo con la fiera per la creazione, l'implementazione della prima comunità energetica nella nostra città. Però l'accordo si è bloccato e questo ci ha lasciato un po' stupiti, perché pensavamo che fosse stato fatto a monte uno studio di fattibilità sulle strutture, ma si è scoperto che il tetto della fiera, dell'ente fiera, proprio delle strutture, non era idoneo a vedere installato su di esso tutta una serie di pannelli fotovoltaici che poi sarebbero serviti per alimentare appunto le strutture. Quindi per ora nel comune la comunità energetica non può partire. Noi ci auguriamo che ci siano ulteriori progetti, e il comune su questo ha lasciato intendere che qualcosa si potrebbe muovere, quindi naturalmente siamo favorevoli. Domani
per tutte quelle persone che sono interessate, se vogliono venire ad ascoltare, così si capisce bene di che cosa si tratta e che vantaggi ci possono essere per il cittadino, per la comunità energetica formata da persone fisiche. Avremo un incontro anche più avanti, ancora da calendarizzare, invece sulle comunità energetiche create e fondate da aziende, perché questo è un secondo tema, cioè noi abbiamo una struttura produttiva nel nostro territorio, fatta da tutto il nord Italia, composta anche da aziende fortemente energivore, ovvero che hanno bisogno di ingentissime quantità di energia per funzionare, e allora le comunità energetiche possono interessare non solo il condominio, le ville taschiere, ma anche poli aziendali, intermodali, se poi dipende come verranno realizzate, però anche questo è un tema da portare, da tenere in considerazione per lo sviluppo dell'economia nei prossimi anni. Anche perché insomma si va verso, tra l'altro anche nel brevissimo termine, verso mesi invernali che saranno veramente duri e chiedono ovviamente attenzione per non gravare su famiglie, imprese e cittadini. Esatto, e l'ultima cosa appunto, più si implementano le comunità energetiche, più si tutela l'ambiente. Ora noi siamo contenti che fa così caldo a novembre, ma certo, sappiamo che non va bene. Cioè sappiamo che oggi il 26 di ottobre ci sono 20 gradi. Insomma, è preoccupante. Poi va bene perché non accendiamo il riscaldamento, risparmiamo visto i costi del gas, però le comunità energetiche danno una mano nella transizione ecologica. Grazie allora ad Alessandro Genovesi per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Oggi sono stati fatti brillare due ordigni bellici trovati sul greto del fiume Torre tra Medea e San Vito al Torre. L'attività, durata circa 5 ore, è stata eseguita dagli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine. Sentiamo. Questa mattina i volontari delle squadre di protezione civile dei comuni di Aiello del Friuli, Ruda, Campolongo, Tapogliano e San Vito al Torre, insieme ai volontari del comune di Medea, sono scesi in campo per dare supporto alle forze dell'ordine per la chiusura delle strade di accesso alla zona interessata dal programmato brillamento di alcuni ordigni bellici, ritrovati sul greto del Torre tra Medea e San Vito al Torre. Su disposizione della prefettura di Udine, gli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori del capoluogo friulano hanno dato esecuzione all'intervento che si è concluso intorno alle 13.30 dopo 5 ore di attività. I volontari hanno preso parte a un briefing alle 8.30 organizzato in prossimità della cava, a breve distanza dall'alveo del torrente Torre, dove poi sono stati fatti brillare i due ordigni in piena sicurezza. Il personale di protezione civile ha collaborato attivamente in sinergia con i militari dell'arma per consentire alle operazioni di concludersi nel migliore dei modi, in piena sicurezza per tutte le comunità che vivono e transitano quotidianamente nella zona. I forti rumori la notte per attirare l'attenzione dei passanti e recuperare qualche monetina non è gradita dai residenti, soprattutto lo squillo della tromba risulta fastidioso e così i due improvvisati artisti di strada rimediano un foglio di via con divieto di ritorno. Uno dei due tuttavia decide di non andarsene e quindi l'inosservanza reiterata del foglio di via ha comportato penalmente una libertà controllata. Arrivato a questo punto il musicista si allontana rendendosi irreperibile, ma la libertà controllata violata si trasforma in pena detentiva. La banda musicale viene nuovamente controllata dai militari del nucleo radiomobile di Aurisina, impegnati con la pattuglia dei carabinieri nei controlli di retrovalico, ed è stata così intercettata mentre faceva ritorno in Italia. L'uomo, un cittadino romeno di 43 anni, per non aver rispettato le disposizioni è stato condotto presso il carcere di Udine. E restiamo a Udine perché un nuovo asilo nido dedicato a circa 25 bambini dai 3 ai 36 mesi è in previsione proprio a Pavia di Udine. L'idea è nata dai responsabili del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli. La struttura infatti sorgerebbe a sud-est della zona industriale, facilmente accessibile al traffico e ritenuta sito idoneo per ospitare i neonati. Il progetto è stato analizzato in mattinata in una riunione a Palazzo d'Aronco, dove il sindaco Pietro Fontanini ha
raccolto il collega di Pavia Beppino Govetto, la vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli e il presidente di COSEF Claudio Gottardo. Da anni in tutta Italia si sono sviluppati progetti per la realizzazione di asili nido all'interno dei vari comparti industriali. Lo scopo è quello di sostenere le famiglie, in modo particolare le donne, permettendo loro di continuare il proprio percorso lavorativo. Inoltre si mira a favorire l'ingresso precoce dei piccoli nel sistema educativo, dato che le analisi suggeriscono come ciò incide in modo significativo sul futuro rendimento scolastico. Il Science Center, immaginario scientifico, museo della scienza interattivo e sperimentale, che ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, amplia la sua presenza con l'apertura di ulteriori 1200 metri quadri al secondo piano del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Protagonista dei nuovi spazi collocati nella porzione centrale del più grande degli edifici del Porto Vecchio, di proprietà del Comune di Trieste, gli apprezzati exhibit della storica collezione della sede di Grignano, che al magazzino 26 trovano una nuova valorizzazione e contenuti inediti. Inoltre, sempre al secondo piano, si collocano i laboratori attrezzati per attività didattiche, ambientali, biologiche e chimiche. I nuovi spazi, è stato annunciato, saranno visitabili dal pubblico a partire da domenica 30 ottobre, dando il via alla riapertura del museo con l'orario consueto da martedì a domenica dalle 10 alle 18. L'apertura speciale lunedì 31 ottobre, sempre con orario 10-18. Sentiamo adesso le parole di Luca Sut, segretario regionale del Movimento 5 Stelle, con le quali chiede quale sia la visione del nuovo governo, chiede chiarezza su quale sia la visione del nuovo governo in merito alla transizione energetica, mettendo in discussione anche alcune scelte prese da Meloni. Giorgia Meloni ha trasformato il Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Viene nominato il ministro Pichetto Fratin, che di ambiente ed energia non se n'è mai occupato, essendo un commercialista e revisore contabile. Ma d'altronde neanche come viceministro dello sviluppo economico del governo Draghi non si è di certo distinto. La presidente Meloni decide di dare quindi un colpo di spugna al nome del ministero, come volesse imprimere una discontinuità dal precedente governo e dal Movimento 5 Stelle, che ha fortemente voluto il Ministero della Transizione Ecologica. Una discontinuità che è solo di facciata. Perché? Perché notizia di questi giorni che l'ex ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, aiuterà il nuovo governo in qualità di consulente per l'energia. E quindi Meloni, che non ha mai votato un provvedimento di Cingolani durante il governo Draghi, nomina un ministro che non ha competenze in ambito energetico e lo affianca all'ex ministro che ha in parte colpa di non aver risolto il problema del caro bollette, senza contare poi l'enorme ritardo dei decreti attuativi della direttiva RED 2 sulle aree idonee per gli impianti rinnovabili e quelli sulle comunità energetiche, che proprio il ministro Cingolani aveva promesso per fine giugno e che non sono mai arrivati. Mi chiedo quindi quale sia la visione di questo governo verso la transizione energetica ed ecologica. Il solo ricorso al nucleare pulito e sicuro, come riportato nel loro programma elettorale? Questa è la domanda che mi pongo. La transizione energetica verso le rinnovabili deve essere attuata velocemente per raggiungere gli obiettivi al 2030-2050, che di certo non potranno essere raggiunti con il fantomatico nucleare pulito. Ed ora invece le parole di Mara Turani, consigliere comunale a Pordenone, proprio del Movimento 5 Stelle, la quale parla dei risvolti sulla situazione parcheggi selvaggi in via Caboto. Risolta la situazione in via Caboto, che avevamo preso a cuore dopo le segnalazioni che ci avevano fatto i cittadini. Stamattina l'amministrazione ha fatto mettere un cordolo dove c'è la pista ciclabile, dove parcheggiavano le macchine regolarmente. Rimasta invece insoluta ancora la situazione in stazione, come potete notare dalle immagini che mando, rimasta insoluta e non solo, ma abbiamo un aumento dei costi
di 90.000 euro, quindi diciamo così, non ancora sbloccati i lavori sulle pensilline e sul discorso posteggi della ciclabile e aumentati i costi. E con questo era davvero tutto, l'informazione di Telepordenone ritorna domani sera, io vi lascio con le previsioni del tempo e un piccolo break pubblicitario. Grazie e arrivederci. DARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. La presenza di un promontorio anticiclonico sull'area mediterranea garantisce tempo stabile sulla regione. Andiamo nel dettaglio. Giovedì 27, cielo in genere sereno su tutta la regione. Al mattino e di sera possibili foschie o qualche banco di nebbia tra bassa pianura e area lagunare. Soffierà leggero borino al mattino e di sera Trieste, brezza in giornata. Le temperature, le minime sulla pianura tra 10 e 13, sulla costa tra 13 e 16 gradi, le massime sulla pianura tra 22 e 24, sulla costa tra 20 e 22 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 14, a 2000 metri 8 gradi. Venerdì 28, cielo in genere sereno con qualche velatura, possibili foschie in pianura fino al primo mattino. Al mattino e di sera a Trieste soffierà leggero borino, brezza in giornata. Le temperature, le minime sulla pianura tra 10 e 13, sulla costa tra 14 e 16 gradi. Le massime sulla pianura tra 22 e 24, sulla costa tra 20 e 22 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 14, a 2000 metri 11 gradi. Grazie, a domani!